Vuoi davvero essere vero? Ti interessa veramente la tua verità? Pensi di poterla amare sinceramente? Imparare ad essere vero è un lavoro a tempo pieno. Funziona solo se sei profondamente, sinceramente convinto della sua importanza. Non è possibile essere veri se non si è pienamente se stessi. Se in questo momento sei più vicino all'idea, al concetto o all'immagine di quello che pensi sia opportuno essere, allora sei molto lontano da te stesso. O ancora, pensa a quando cerchi di essere come qualcuno ti vuole, una persona cara, il capo ufficio, l'insegnante. Quello non sei tu. Il bello è che a prescindere da quanto ci allontaniamo da noi stessi, qualcosa di ineffabile in ogni istante della nostra vita esprime sempre ciò che siamo. Sei sempre tu, anche ora, in questo preciso istante in cui ascolti queste parole che sto dicendo e osservi queste immagini che suscitano in te forse noia oppure curiosità. E sei sempre tu che sperimenti la temperatura del luogo in cui ti trovi, i suoni che avvolgono questa stanza o i colori. E quindi tu sei completamente te stesso ogni istante in cui percepisci il mondo. Pensa per esempio a quanto accade mentre fai colazione. Muovi le braccia, le mani, afferrando gli oggetti, mastichi, assapori, e magari sei grato per questo piccolo momento di intimità, oppure sei annoiato, già proteso verso gli impegni della giornata. Ma tutto ciò che stai vivendo, anche in quel semplice gesto della colazione, ti riguarda da vicino, è profondamente te e non riguarda nessun altro. Non parla di Donald Trump o di Madre Teresa di Calcutta. Tutto ciò che esperisci rimanda sempre e solo a te stesso. E questo è fondamentale per la nostra pratica, ovvero per imparare ad essere veri, dobbiamo partire da ciò che abbiamo. E ciò che tutti hanno, nessuno escluso, a patto di essere ancora vivi, è la propria esperienza del momento, l'istante esatto in cui stai facendo esperienza. E se ti abbandoni ad essa, toccandola, annusandola, osservandola, gustandola in modo consapevole, quella è proprio la strada che ci conduce a scoprire dove siamo e cosa siamo. Per essere chi siamo, quindi, il passo preliminare è scoprire dove siamo. Perché in quel luogo troveremo di certo molte tracce che ci conducono a noi stessi, esattamente come fa un cane segugio che segue le orme della propria preda, annusandole, osservandole. Adesso, proprio adesso, dove sei? Seduto, in piedi? E hai forse fame? Senti stanchezza, hai sonno? O sei impaziente di passare al prossimo video? Forse sei sereno, inquieto? Cerchi di rilassarti o forse di trovare stimoli, conferme? Se ti concedi a ciascuna di queste esperienze che si presentano istante dopo istante, allora scoprirai che ciascuna di esse è fittamente legata a ciò che sei veramente. L'esperienza attuale è sempre collegata alla tua vera natura. Si tratta semplicemente di scoprire il modo esatto in cui questi due termini stanno in rapporto l'uno con l'altro. E questo rappresenta proprio la chiave che apre quella porta che ti conduce dritto a casa e quindi a scoprire chi sei veramente. Facciamo un esempio. Mi dedico al mio passatempo preferito, nel mio caso è girare questi video, ma nel tuo caso magari è qualcos'altro. E dopo un po' inizio a sentire noia, ad essere annoiato. Bene, se tento di scacciare questa noia che sovviene, mi opporrò al fatto di essere dove mi trovo in questo istante. Ma dato che la pratica mi conduce verso l'essere vero,
farò qualcosa di inconsueto e questa volta non mi opporrò. Cercherò di stare con la mia noia fino in fondo, anche se questa sensazione non mi piace affatto. Ed esplorandola meglio mi accorgo forse che questa noia magari scaturisce da un senso di profondo vuoto, di inutilità. Ed ecco che posso cogliere il profondo, autentico, importante messaggio che la noia mi sta portando. E questa realizzazione mi fa sentire subito più vicino a me stesso, più vicino alla mia natura e in qualche modo più soddisfatto, pago, realizzato. Nelle prossime lezioni scopriremo esattamente il modo in cui queste cose vengono a collegarsi l'una con l'altra. In sintesi, quando indaghiamo dove siamo, ci accostiamo a delle schegge della nostra realtà e seguendo il filo rosso, le tracce che queste schegge lasciano per la strada, ci accostiamo dritti dritti alla nostra vera e autentica natura. Dobbiamo imparare ad essere il più chiari possibile con quanto ci accade. Dobbiamo imparare ad essere in contatto, stretto, ravvicinato, intimo con le nostre esperienze, anche le più semplici, le più banali. Se proviamo gioia, si tratta di calarci nella gioia fino in fondo. Se proviamo ansia, si tratta di calarci nell'ansia fino in fondo. Se proviamo rabbia, terrore, si tratta sempre e comunque di calarci al centro di questa esperienza, senza aspettative, senza prefigurarci nulla, ma semplicemente accogliendo e rendendoci disponibili a quanto accade. E questo in piena consapevolezza, in pieno contatto, non osservando l'esperienza da lontano con un telescopio, magari a 100 km di distanza per sentirci in sicurezza. Essere consapevoli significa immediatezza e prendersi cura di ciò che accade dentro, fuori e di lato, dappertutto. È un po' come quando amiamo una persona, che siamo interessati a scoprire ogni cosa di lei, come pensa, come mangia, ogni dettaglio del suo corpo, ogni increspatura del suo stato d'animo, per entrare in intimità, per divenire familiari con essa il più possibile. E questo può accadere anche con noi stessi se solo impariamo ad innamorarci della nostra verità, della nostra autenticità, che ci conduce dritta dritta proprio al centro di noi stessi. E più riusciamo in questa operazione e più la nostra coscienza si amplifica, la nostra consapevolezza si amplifica e con essa anche le possibilità che abbiamo a disposizione nella nostra vita, la nostra capacità di intuire ciò che dobbiamo fare, ciò che è bene per noi. Vedere la verità apre proprio a questa possibilità di intuizione che come una luce è in grado di dissipare le ombre e l'ignoranza di ciò che siamo veramente. Adesso passiamo all'esercizio che ti propongo di fare, come sempre, o scrivendo qualche nota sul tuo piccolo diario di bordo oppure condividendo con un'altra persona questa esperienza. Inizia subito dalla tua esperienza attuale. Cosa sta accadendo in questo istante? Dove sei? Cosa stai sperimentando? Che pensieri attraversano la tua mente? Quali emozioni? Quali sensazioni fisiche? Cosa puoi notare intorno a te? E poi sei sinceramente interessato a scoprire dove ti trovi in questo preciso istante? Con consapevolezza, con attenzione, con grande cura, oppure preferisci fuggire altrove? E dopo un po' che analizzate questa esperienza, provate a comprendere se c'è qualche aspetto che può essere amplificato e che cosa invece può restringerla. Bene, buon lavoro. Vi aspetto per il prossimo video con il tema Giù le mani dall'esperienza.